Come vi abbiamo già confermato negli scorsi giorni, il calciomercato della Juventus non è ancora chiuso. Dopo Alvaro Morata, infatti, l'intenzione di Paratici è quella di regalare ad Andrea Pirlo anche qualche altro rinforzo. Per la precisione, almeno un paio, ma molto dipenderà anche da chi la Juve riuscirà a piazzare in uscita. Sistemate alcune cessioni, gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere decisivi per piazzare qualche ultimo colpo ad effetto e, proprio a tal proposito, in queste ora è spuntata un'ipotesi clamorosa. Tutto Sport ha riportato un'idea che arriva dalla Spagna e che riguarda un nuovo possibile affare tra Juve e Barcellona. Stiamo parlando del possibile scambio tra Douglas Costa e Ousmane Dembélé. Un affare davvero grosso che coinvolgerebbe due giocatori in uscita dai rispettivi club, ma dalle grandissime potenzialità e in cerca di rilancio. Sia i bianconeri che i blaugrana preferirebbero vendere per incassare, ma, se non dovessero riuscirci, negli ultimi giorni di calciomercato potrebbero pensare al super affare che accontenterebbe tutti. Ma su che basi si poggia questa trattativa? Juventus e Barça starebbero pensando al prestito secco e alla pari dei due giocatori, un'ipotesi che non prevederebbe esborsi di denaro. Una buona soluzione per la vecchia signora, che con Dembélé avrebbe il nuovo esterno che sta pensando di acquistare, la prima scelta rimane sempre Federico Chiesa. Anche sportmediaset.it conferma questa pista di mercato. Barcellona e Juve avevano parlato di questo possibile scambio ai tempi della trattativa Pjanic-Arthur, adesso il tema è tornato d'attualità. Un gioco di prestiti che potrebbe rigenerare entrambi i giocatori e accontentare anche Pirlo e Koeman. Staremo a vedere se la suggestione si trasformerà in qualcosa di concreto nei prossimi giorni. Ma non è ancora tutto. Fuori impazza la bufera, ma il mercato va avanti. E la fine si avvicina inesorabilmente. Così Fabio Paratici torna a Londra per cercare di sbloccare soprattutto il mercato in uscita. In ballo tante situazioni, gli interessamenti di Newcastle e West Ham per Daniele Rugani ad esempio. Si monitora sempre la posizione di Emerson Palmieri, per quanto siano in costante aumento le quotazioni di Mattia De Sciglio come alternativa ad Alexandro e Federico Bernardeschi sulla fascia sinistra. Ma se qualcosa si sbloccasse poi, si potrebbe affondare una volta per tutte il colpo per Federico Chiesa. Infatti i contatti con Fali Ramadani, nuovamente intermediario di questa operazione, sono continui, quotidiani. La Fiorentina si è ormai rassegnata all'idea di vederlo partire ora o tra un anno, il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2022 e riflessioni vanno fatte già ora, con una richiesta reale che è ben al di sotto dei 70 milioni ventilati più o meno pubblicamente. Un prestito con obbligo di riscatto può rappresentare la formula giusta, un'offerta complessiva da 45-50 milioni anche, forse pure qualcosa in meno in caso di acquisto a titolo definitivo subito. Ma non sono tempi normali, per la Juve resta una condizione indispensabile la partenza di Douglas Costa, almeno per ora. Su questo si stanno concentrando gli sforzi, con la Fiorentina che a questo punto sembra solo aspettare che l'interesse e i contatti con gli agenti di Chiesa possano trasformarsi in un'offerta concreta. Il tempo scorre, ma la Juve ci prova.